بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti in questa nuova puntata di I Prime Days di Dhul Hijjah. Cari fratelli e care sorelle, oggi inshallah andremo a vedere l'importanza del sacrificio. Cari fratelli e care sorelle, andiamo oggi a vedere una adorazione molto importante, un'adorazione che è a conclusione di questi primi 10 giorni di Dhul Hijjah e quindi rientra in questa decade, come abbiamo detto, è un periodo molto importante dell'anno e altrettanto le adorazioni che ci sono dentro. L'ultimo giorno infatti di Dhul Hijjah è il giorno dell'Eid, l'Adha, la grande festa per tutti i musulmani e dove i musulmani presentano ad Allah subhanahu wa ta'ala un sacrificio. Allah subhanahu wa ta'ala nel suo sublime Corano ci raccomanda questa adorazione, ci è raccomandata nel Corano e nella Sunna e tutti gli ulama concordano sull'importanza di questa Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nel suo sublime Corano ci dice: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Di la mia preghiera, la mia orazione, quindi il mio sacrificio, la mia vita e la mia morte sono per Allah, Signore dei mondi. E in un'altra sura, Surat al-Kawthar, Allah subhanahu wa ta'ala ci dice: Inna a'tainaka al-Kawthar wa salli li rabbika wanhar. In verità ti abbiamo dato l'abbondanza, quindi adora il tuo Signore e sacrifica. Quindi il Corano ci dimostra l'importanza di questo e che Allah subhanahu wa ta'ala ha stabilito questo per noi. Anche la Sunna ci ratifica questo. Diversi sahaba riportano che il Rasul sallallahu alaihi wasallam nel Eid al-Adha ha sacrificato due agnelli, uno per lui e per la sua famiglia, l'altro per la sua umma, per la sua comunità, per tutte quelle persone povere che non hanno la capacità, la possibilità di effettuare questa adorazione. Al-Udhiya è una sunna, muakkada, quindi è qualcosa di veramente importante e il Rasul sallallahu alaihi wasallam ha raccomandato per effettuare questa adorazione. Non è obbligatoria, chi ha la possibilità materiale lo deve fare, chi non ce l'ha, Allah subhanahu wa ta'ala conosce le nostre situazioni, però ha perso totalmente colui che realmente ha le possibilità economiche e non lo fa. Poi dobbiamo veramente, cari fratelli e sorelle, prescindere dall'atto prettamente commerciale e cercare di viverlo in un modo spirituale, in un modo che ci elevi da Allah subhanahu wa ta'ala. Non è un sacrificio per vantarsi della grandezza dell'agnello acquistato, dell'agnello presentato da Allah subhanahu wa ta'ala, ma è quello che noi con cui ci presentiamo ad Allah subhanahu wa ta'ala e quindi dobbiamo cercare di dare il nostro meglio, fare il nostro meglio per presentare ad Allah subhanahu wa ta'ala un qualcosa per cui ci compiaccia, che compiaccia quindi a noi e che compiaccia Allah subhanahu wa ta'ala. Non è un momento di vanto, non è un momento dove dobbiamo dimostrare chissà che cosa. Purtroppo oggigiorno, e questo dobbiamo dirlo, si è perso un po' il senso di questa adorazione, è diventato quasi un automatismo, quasi un obbligo sociale che ogni casa, ogni famiglia musulmana debba avere e debba presentare questo sacrificio, trascendendo dal fatto della possibilità economica o meno e del motivo per cui lo si presenta. Dobbiamo veramente raccomandarci tra di noi, insegnare ai nostri figli che questa è un'adorazione per Allah subhanahu wa ta'ala. Dobbiamo farla come il Rasul sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato, con lo spirito, con l'intenzione, con la niya che il Rasul sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato. Presentarla ad Allah subhanahu wa ta'ala e nulla altri. Non deve essere un momento di vanto, non deve essere un momento di mi viene da dire purtroppo solamente di vanto, ma deve essere un qualcosa per Allah subhanahu wa ta'ala. E il sacrificio è un qualcosa che non è di prettamente islamico musulmano, anche le altre religioni è stato previsto il sacrificio per loro e il sacrificio risale ancora ai tempi di Sayyidina Ibrahim e di suo figlio Ismail, la storia che tutti conosciamo, dove Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto mettere
in prova Sayyidina Ibrahim, ordinandogli in una visione di sacrificare suo figlio, quel figlio che lui tanto aveva aspettato, tanto aveva amato e con tanto amore gli ha trasmesso tutto quello che sapeva e con tanto amore lo aveva cresciuto. Allah subhanahu wa ta'ala ha voluto metterlo alla prova, con la prova più difficile chiaramente, per un genitore, per un padre e ancora di più per Sayyidina Ibrahim, perché l'aveva atteso veramente da tanto. E cosa dice Sayyidina Ismail quando suo padre gli ha riferito questo? O padre, fai quello che vedi, fai quello che reputi giusto. E nel momento concreto del sacrificio, Allah subhanahu wa ta'ala interrompe la prova e fa scendere dal cielo un agnello dicendo a Sayyidina Ibrahim laqad saddaqta ar-ru'ya, ovvero hai creduto alla visione e quindi il tuo test è superato, presente in sacrificio per il tuo Signore questo agnello. E quindi la storia del sacrificio risale proprio a Sayyidina Ibrahim. E come abbiamo visto anche in questa storia, il concetto è l'intenzione, è quello che si fa per Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi raccomando a tutti quanti di rivivere l'essenza di questa adorazione e quindi di cercare di essere interconnessi con quello che ci ha ordinato Allah subhanahu wa ta'ala, quello che ci ha insegnato Rasul sallallahu alaihi wa sallam. E questa è un'adorazione e come ogni adorazione è disciplinata, ha delle sue regole, dei suoi cardini da rispettare. E infatti cos'è che possiamo presentare in sacrificio? Possiamo presentare in sacrificio un cammello, una mucca, un agnello oppure una pecora. E dobbiamo rispettare anche un secondo criterio, quello dell'età. Possiamo presentare un cammello solamente se ha più di 5 anni, una mucca se ha più di 2 anni, una capra se ha almeno un anno di vita e un agnello se ne ha almeno 6 mesi di vita. Chi presenta una capra o un agnello può presentarlo per il suo singolo nucleo familiare, chi invece presenta un cammello o una mucca può farlo con un aggregato di famiglie. Si considera appunto che questa è un udhiyah, quindi rappresenta proprio quello di cui stiamo parlando, se viene effettuato dopo la salat dell'Eid. Prima è solamente un qualcosa, non è un vero e proprio sacrificio, non è fatto per il sacrificio che Allah subhanahu wa ta'ala ha stabilito per noi e che Rasul sallallahu alaihi wasallam ci ha raccomandato. Quello che presentiamo deve avere anche quello degli aspetti di purità, quindi non deve essere zoppo o che l'essere zoppo sia qualcosa di evidente, non deve essere cieco, non deve essere malato con una malattia o un stato di salute evidentemente carente. Per quale motivo? Perché presentiamo qualcosa ad Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala accetta solamente qualcosa di puro, non accetta nient'altro, da noi pretende, ed è giusto così, pretende il meglio e dobbiamo presentare il meglio. Dobbiamo noi essere contenti e soddisfatti di ciò che presentiamo, appunto perché bramiamo e ci auguriamo il compiacimento di Allah subhanahu wa ta'ala. Lui non ottiene né il suo sangue né le sue carni del sacrificio che apportiamo, ma ottiene da noi il nostro timore. E quindi se noi presentiamo qualcosa di puro, di concreto ad Allah subhanahu wa ta'ala, questo dimostra il nostro grado, il nostro livello, il nostro status di taqwa, di timore per Allah subhanahu wa ta'ala. Concludo qui il mio video. Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.